che ha voluto fortissimamente questa festa, ci lascia anche fare il sole, ci lascia anche questa giornata. Quindi il rappresentante, il suo presidente Damiano, bravo, con tutto il comitato e tutti i volontari, perché le feste si fanno solo con i volontari e chi lavora. E quindi grazie a loro. Grazie a padre Gianluca, che oggi sostituisce il nostro Don Renzo, a cui auguriamo una pronta guarigione. Bravo anche lui, gli consiglio di annullare tutti gli appuntamenti del pomeriggio perché oggi è cito di un orario di cacciato che non la lascerà andare via. Se alle due devo scappare. Ma guardi, meglio che gli telefoni, che stia qui, che vedrà che non la lasciano andare. Ringrazio ovviamente padre Gianluca perché è venuto a fare questa funzione, allietata dai bravissimi cantori solandri che unitamente al coro hanno esaltato la sacralità della funzione di padre Gianluca. I chierichetti, Fiorenzo, Giamba, che oggi sarà con forte vigore, il campanaro ancora più forte, perché oggi la festa di cacciato si deve sentire dappertutto. Ringrazio soprattutto padre Gianluca perché ci ha permesso di rifare la processione, a cui teniamo tantissimo. Permettiamo a San Giovanni Battista di ritornare nelle vie, nelle case, per qualche anziano che possa vederlo dalla finestra, e questo è fondamentale per questa festa, quindi grazie. Ringraziamo anche ovviamente il corpo bandistico Sasso Rosso, che ci aiuterà adesso e anche dopo con le sue musiche. Ringrazio veramente tutti. I Vigili del Fuoco e chi porta il santo, Vigili del Fuoco rappresentati dal appena nominato vicecomandante Fabio Mocken, corpo dei vigili a cui va sempre ringraziamenti. Ringrazio soprattutto tutta Carciato perché sarà una gran bella festa tutto il giorno, anche la sera, quando chiuderanno i battenti si apriranno i volti, lo sappiamo tutti che la festa non si fermerà, quindi ce la meritavamo. Grazie a tutti quanti, grazie anche ha Carciato soprattutto perché fa una festa di paese da cui mancava da qualche tempo per i motivi ovvi. Quindi grazie a nome dell'amministrazione. Si chiama la Sagra della Peverada. Sagra della Peverada, mi dice l'Anna, la Mari becca subito. Chiedo scusa, ma chi bisogna sbagliare? Ma no, che è mia amica. Guarda lì. E quindi in rappresentanza dell'amministrazione e degli altri quattro paesi ringraziamo oggi Carciato per questa magnifica festa. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, grazie anche ai consiglieri comunali, alla giunta, al consigliere della provincia Ivano Iob, grazie a tutti, mi sarò dimenticato, godiamoci la festa, che duri tutto il giorno. Grazie ancora a padre Gianluca. Cristo, Cristo.
Dio che con te. Sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che si trovavano
arrivano. A colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. È parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando era già l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, perché disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di braccio con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta, Signor Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe più glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi, parola del Signore, che si prende cura di noi. Vede i discepoli che hanno pescato tutta la notte, sono pescatori esperti, era il loro lavoro. Ma loro, pur non riconoscendolo, si fidano di lui, esercitano le reti. Sappiamo che i pescatori vanno di notte, non di giorno, ma la pesca è sovrabbondante, 153 grossi pesci.
è l'abbondanza della parola di Dio che ci accompagna sempre, e la presenza di Gesù, 153, indica proprio la pienezza dei popoli nei quali giungeranno i discepoli. Sono giunti fino a noi da una terra lontana per portarci la lieta notizia. E poi Gesù, che chiede loro se hanno da mangiare, si preoccupa di noi, non si impone, è un Dio della libertà, abbiamo sentito anche negli Atti degli Apostoli, libera i suoi che sono in carcere. Ci vuole liberare da tutto quello che sono le preoccupazioni, portandogliele, lui cammina con noi, sta con noi. E allora anche quella barca che apparentemente non si riempie, in quelle giornate nelle quali facciamo più fatica, sembra che non caviamo nulla, in quella giornata non ricaviamo nulla, sembra che tutto vada per il verso storto. Siamo dispiaciuti come discepoli, pescatori esperti che non hanno preso un pesce. Il Signore ci viene incontro e ci chiede di cosa hai bisogno oggi. E allora noi possiamo parlargli liberamente nella preghiera e fidarci dei suggerimenti che Lui ci dà attraverso lo Spirito Santo. Questi suggerimenti che ci spingono ai fratelli, che ci portano anche a gioire. E poi la grande attenzione di Gesù che prepara per loro un esercito figlio di Dio, nato dal Padre e per tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per gli uomini, per la nostra salvezza, la scienza del cielo, e per opera dello Spirito Santo, che sempre No.
potenza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e gli angeli santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a donare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, chiedete grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
e sempre. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorificate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Alleluia. Alleluia. Grazie.
Da solo? Solo, solo. Thank you.
grande questa antica croce, Vittorio, che parla appunto dei nostri avi, che vollero appunto metterla a protezione del paese e anche dei frati, dell'ambiente stupendo che ci circonda. Crediamo insieme in ogni preghiera.
uomo più grande nato da donna, secondo Gesù. È una grande testimonianza. La vita ha valore solo nel donarla agli altri, nell'amore, nella verità, nella vita quotidiana, nella famiglia. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci aiuta a vivere questo valore donandoci una miniera dalla quale estraiamo alcune pietre preziose per la nostra vita. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto ad essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo vissuto ogni giorno è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario, né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società, trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade laddove l'esasperazione distrugge tutti i ponti. L'impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere l'identità di ciascuno presuppone che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenenza. Infatti, la nostra società vince quando ogni persona, ogni gruppo sociale si sente veramente a casa. In una famiglia i genitori, i nonni, i bambini sono di casa. Nessuno è escluso. C'è un'architettura della pace nella quale intervengono le varie istituzioni della società, ciascuna secondo la propria competenza. Però c'è anche un artigianato della pace che ci coinvolge tutti. Il perdono non implica il dimenticare. Diciamo piuttosto che quando c'è qualcosa che in nessun modo può essere negato, relativizzato o dissimulato, tuttavia possiamo perdonare. Quando c'è qualcosa che mai deve essere tollerato, giustificato o scusato, tuttavia possiamo perdonare. Quando c'è qualcosa che per nessuna ragione dobbiamo permetterci di dimenticare, tuttavia possiamo perdonare. Il perdono libero e sincero è una grandezza che riflette l'immensità del perdono divino. Se il perdono è gratuito, allora si può perdonare anche a chi stenta a pentirsi ed è incapace di chiedere perdono. Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano a essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. Spezzano il circolo vizioso, frenano l'avanzare delle forze della distruzione. Adesso una benedizione anche con l'acqua su tutte la comunità, sulle persone, sulle case, sulle attività, sui luoghi appunto dove si svolge la vita quotidiana, per l'intercessione di San Giovanni Battista, di San Giovanni e di San Giuseppe e di Maria Santissima. Abbiamo concluso, anche la processione è stata partecipata con attenzione e grazie appunto a tutti voi che avete portato anche pazienza, è la prima volta, insomma la seconda che faccio una processione, per cui non sono esperto, insomma, per cui sono stato ordinato 2 anni fa nel 2020, siamo riusciti a avere una finestra nel settembre
e ha ordinato me e un altro sacerdote, anche se abbiamo già 48 anni, adesso 50, e qualcuno già lo conosco perché faccio il cappellano all'ospedale di Cles, per cui bene o male insomma qualcuno l'ho già visto insomma, e devo dire che c'è tanta umanità e tante persone che nel momento in cui si trovano ferme nella malattia pregano per le comunità, per i ragazzi, pregano affinché queste riflessioni che abbiamo fatto noi sulla pace si possano concretizzare, e per cui siamo riconoscenti anche a coloro che vivono la malattia nelle nostre comunità, ma con la forza della fede e con la forza anche delle persone che stanno vicino riescono ad affrontarlo con serenità, sentendosi accompagnare. Grazie e buona festa a tutti.
Und wieder zu allein.
Show.